quando l'arte incontra la natura. 12 installazioni andranno ad arricchire il cartellone del Night Safari Festival che prenderà il via dal 4 luglio a Zoom. Simone, Valeria, Francesco, Rocco, Dionigi e Jacopo sono solo alcuni dei giovani artisti torinesi che presenteranno la propria opera ispirata ad un bestiario immaginario. Ma nell'Italia del 2013 si può vivere di arte? Sin da piccolo ho iniziato giovanissimo, a 15 anni, a partecipare a concorsi di scultura. Si galleggia, io dico sempre che galleggio, nel senso che ancora non si può dire che sia proprio stabile e sicuro, però riesco a galleggiare. Abbiamo cominciato a lavorare più o meno 2002-2003 insieme, siamo conosciuti in accademia. Dal 2009 abbiamo iniziato a fare sculture, per ora è una cosa che ancora ci diverte molto. Cioè, principalmente noi siamo amici che si incontravano divertendosi e hanno iniziato a fare delle cose. Abbiamo provato un sacco di strade diverse per esprimerci, diciamo così. E ora ci siamo abbastanza fermati sulla scultura. Siamo come una boy band, come i Backstreet Boys, però un po' più brutti. Da quando avevo 13 anni che provo a fare l'artista. Si vive di arte e basta. Diciamo che proviamo a vivere, a guadagnarci. Per ora stiamo cominciando. Provo a fare la scultrice, vorrei che questo diventasse la mia professione e vorrei quindi riuscire a vivere mantenendomi con le mie sculture, mantenendomi con la mia arte. So che è davvero difficilissimo, soprattutto ad alti livelli, però voglio provarci.